situazione in Israele sarà determinata dalla volontà politica e militare sovrana di quello Stato. Però io ricordo che quando nel 1972 vi fu la strage di Monaco contro degli atleti israeliani, l'allora presidente Golda Meir disse che Israele ha il braccio lungo per fare giustizia. E la fece, e io spero che facciano altrettanto con quello che è successo ora. Chi se la prende con un bambino? Chi se la prende con un vecchio? Chi se la prende con una donna? Chi se la prende con uno disarmato? Non è un combattente, è un vile. Perché io capisco, chi ha il coraggio di combattere faccia a faccia il nemico, ma chi va a prendere la gente che dorme casa per casa, che si diverte a offendere nella maniera più volgare soldati morti, è un vigliacco. E questo bisogna dirlo, bisogna dirlo. Potremmo forse perdonarvi per averci ucciso i figli, per aver ucciso i nostri figli, ma non vi perdoneremo mai per averci costretto a uccidere i vostri figli. Qui sta il dilemma e la tragedia di un popolo che ha non il diritto di esistere, ha il dovere di esistere, il dovere di resistere. Questo è il dramma di Israele oggi, questo è il dramma di tutte e tutti noi. Io dal